come affronterà queste nuove misure restrittive per il Covid? Guardi, è un macello perché noi abbiamo un locale, un bar. L'ottimismo è finito, sinceramente. È ottimista o pessimista? Io sono ottimista che gli italiani sono stati bravi l'anno scorso, che siamo rimasti chiusi tutti quel tempo. Adesso facciamo un piccolo sforzo. Certo, c'è la Pasqua di mezzo, però... Con quale spirito l'affronterà? Ah, brutto, brutto. È un anno che siamo così. Si fa più niente. Noi non è che ci abbiamo tanto tempo ancora di campare. Un anno dopo di nuovo chiusi. Diciamo che non ce la facciamo più. Bisogna chiudere per finire, altrimenti non arriveremo mai alla fine. Bisogna affrontarlo con pazienza, perché se ci vogliamo salvare... Uno l'affronta serenamente sperando che al più presto risolvano la questione. È ottimista? Sì, molto molto. Lo spirito? È uguale a quello di marzo. Forse marzo 2020. Esatto, uguale. Speriamo lei bene. Signora? Siamo così, sperando che vada meglio col tempo. La vedo veramente difficile questa situazione, veramente. Il sentimento qual è? Ma tanta tristezza, non so che dirti. Siamo, penso, tutti un po' demoralizzati, ecco. Sono un po' dispiaciuta, è logico. Però che dobbiamo fare? Metto a fare la guerra adesso, ormai sto andando di là io. Sto ai sgoccioli, Si spera nella campagna vaccinale che aprile-maggio riparta bene, cioè parta bene, e speriamo, cioè l'unica cosa mi sa che ci è rimasta a sperare.